Bene, allora il Comune di Volterra ha creduto tantissimo nel progetto per il contratto di Fiume Cecina. Perché ci ha creduto tantissimo? Perché una valle che si unisce intorno al proprio fiume è un elemento di straordinarietà e che sembra banale, ma non lo è così. I fiumi rappresentano da sempre la nostra storia naturale, la nostra storia economica, sociale di una valle. E una corretta gestione del corso d'acqua significa una corretta gestione del suo bacino, del suo territorio. Quindi dalla sostenibilità di una gestione di un fiume passa alla sostenibilità di tutta la valle. Quindi da quello che è la qualità ambientale di un corso d'acqua non rispecchia altro che quella che è la qualità della valle. Quindi un fiume che sta bene è una valle che sta bene. Un fiume che sta male è una valle che sta male. E questo sembra banale, ma purtroppo nella storia non è stato sempre così. L'attenzione ai nostri corsi d'acqua, al loro valore, agli straordinari ecosistemi che rappresentano, al fatto che da loro nascono le nostre risorse idriche, la nostra sicurezza, le nostre spiagge, quindi le relazioni anche col sistema costiero, lo sviluppo di un territorio grazie alle possibilità che danno al mondo agricolo e anche a quello industriale. Quindi dal fiume passa davvero la vita di una valle e quindi non può che passare un nuovo progetto di sviluppo di una valle. Ed è proprio questo l'obiettivo del contratto di fiume, cioè integrare tutte quelle che sono le competenze, gli attori, gli enti che in qualche modo sono chiamati a gestire un corso d'acqua e di conseguenza poi a gestire un territorio e farli lavorare insieme per un progetto integrato di sviluppo nuovo e davvero sostenibile di tutta la valle. È questo che è il contratto di fiume, mette insieme salvaguardia dell'ambiente, tutela della risorsa idrica, della qualità, valorizzazione del territorio, difesa del rischio idrogeologico, unisce competenze, unisce saperi, unisce risorse e quindi ecco, noi abbiamo creduto tanto in questo strumento e ci crediamo insieme anche ad altri strumenti che si legano molto al contratto di fiume e che rappresentano sempre una nuova governance sul territorio, come mi viene in mente per esempio il distretto rurale. Quindi ecco, abbiamo iniziato questo percorso insieme al Comune di Cecina, che lo aveva intrapreso prima di noi e lo ringraziamo, e lo abbiamo continuato insieme a loro, insieme a tutti gli altri comuni della Val di Cecina, a tutti gli altri enti, e ci auguriamo veramente che crei un nuovo modello di come gestire un territorio. Siamo impegnati direttamente come coordinatori in una serie di azioni che vanno da una campagna di sensibilizzazione e di informazione rispetto al valore degli ecosistemi fluviali. Già quest'anno abbiamo iniziato con una campagna in ambito scolastico di educazione ambientale su cosa significa oggi gestire un corso d'acqua, su cosa significa oggi garantire la qualità di questi importanti straordinari ecosistemi che, ripeto, ci danno non solo servizi ecosistemici, ma ci danno anche proprio risorse per il nostro sviluppo e soprattutto sono custodi di una biodiversità straordinaria, mai come i corsi d'acqua troviamo in tanti altri ecosistemi così risorse straordinarie dal punto di vista della natura. Quindi siamo impegnati in tavoli che valorizzano l'ecosistema fluviale, che sensibilizzano rispetto ai suoi valori in campo, ma siamo impegnati anche in tavoli che in qualche modo lo pongono al centro di una serie di problematiche che il corso ha, quindi problematiche ri rispetto alla difesa idrogeologica, problematiche rispetto alla quantità della risorsa, rispetto alla qualità della risorsa e quindi al tentativo di trovare un nuovo modo di gestire, di formulare progetti che vadano, ripeto, a individuare nuove tipologie di intervento. Io tengo tantissimo al tavolo interistituzionale di governo del fiume, dove tutti gli attori convergono e fanno un piano unico di gestione dalla foce alla sorgente. È questo l'unico modo per garantire all'agricoltura, ai cittadini, a tutti noi di godere appieno del nostro fiume, in sicurezza.